siamo da Easy Street, a nord di Los Angeles, a Studio City, e questo potrebbe essere il miglior smash burger di tutta Los Angeles. Lo assaggiamo in 3, 2, 1, let's go! E poi qua parte il video da prima. I migliori smash burger di Los Angeles, ragazzi. Bentornati su questa bella serie dei migliori hamburger a Los Angeles. Dopo avervi portato un anno fa, quasi, anzi forse di più ormai, con un po' di posti carini, torniamo con i migliori smash burger. Siamo in zona La Brea e partiamo con Burger She Wrote. Citazione magnifica, la signora in giallo, Murder She Wrote. Primo posto che andremo a testare, uno di quelli che nell'ultimo periodo, sulla onda di questo smash burger super popolare, ha preso un po' piede qui a Los Angeles. Oggi ne vedremo tre insieme. Let's go, Burger She Wrote. Partiamo belli easy, raga. Ho preso la specialità della casa, un Oklahoma Smash, quindi un hamburger schiacciato con cipolle, viene cotto direttamente anche le cipolle nella carne. Molto molto figo, servito con cetriolini, vedo senape, ketchup e ovviamente formaggio. Il bun molto piccolo, non è, attenzione, un Martin potato roll, ma è una Hawaiian, quindi un pane al latte simile, in realtà è un potato roll anche lui, cioè non è il Martin, scusate, è un potato roll ma della marca Hawaiian. Molto greasy, molto ignorantone, bello. Momento dell'assaggio, c'è una quantità di grasso nella vaschetta che non voglio farvi vedere, ma sto pane solo a tenerlo in mano è meraviglioso. Wow. Burger non è eccessivamente croccante, anzi, la carne è mega juicy. Ah. Brutto, sporco e cattivo lo definirei. Se fosse un caso della signora Fletcher sarebbe colpevole. Ma raga, vi giuro che sto burger è davvero davvero buono. Ovviamente cipolle super presenti che danno tanto sapore, ma danno anche un bello spessore al patty, che è bello, fake, come si suol dire. Il pane gasa, perché non ha la stessa consistenza del Martin, leggermente diverso, un po' più briocioso. Personalmente amo, raga, senape, ketchup, cetriolini, perché ovviamente lo rendono una sorta di double cheeseburger. È untissimo, cioè veramente cola grasso da tutte le parti, ma la qualità della carne è imbarazzante. Menzioni anche per i cetriolini, ve ne faccio vedere uno perché sono giganti e sono buonissimi, mega cetosi, wow! Wow, buonissimo, inaspettato. Avevo visto qualcosa, qualche foto, ma non mi aspettavo questo tipo di qualità. Raga, ve lo dico che il video di oggi inizia bene. E dopo Burger She Wrote vi porto da For The Win, una hamburgeria nata durante il periodo della pandemia da un bistrò francese. La storia già mi gasa. Nato dalle ceneri di un bistrò francese, For The Win, localino che in realtà mantiene alcune caratteristiche da bistrò, ci sono tutte le bottiglie di vino sul bancone ancora. La storia dice che il proprietario sapeva già che avrebbe voluto, insomma, portare la sua visione di hamburger, ha lavorato in pandemia per creare ovviamente il suo smash burger sulle sue chicken sandwich. Vediamo un po' For The Win, ulala, cosa ci riserva. Wow! For The Win, dicevano. Mamma mia, che bestia, ragazzi. Ho preso un triplo con bacon super croccante. Mamma mia, super croccante veramente. Sono cetriolini e ovviamente c'è il formaggio. È una bestia di Satana. Andiamo all'assaggio, raga. Premesse devastanti. Wow, wow, wow. Polle anche, non avevo visto. Assaggio. Mamma mia. Avevo letto nella bio che c'è stato un sacco di lavoro per arrivare alla versione perfetta, dalla scelta della carne, alla salsa. Il pane ovviamente era già scritto che fosse un Martin, ma quando si fa lo smash c'è sempre il rischio di fare il solito panino, quello che dico io, se non si aggiunge qualcosa di personale. Qui, secondo me, la scelta degli ingredienti pochi, soprattutto della carne e della salsa, sono fondamentali, perché sto panino è una roba pazzesca, ragazzi. Devastante, vi giuro. La carne non è ultra smashata, conserva un po' della succosità, proprio super giusti. Non eccessivamente salata, giusta. Salsa e cetriolini che danno quel tocco di acidità bellissimo. Formaggio cremoso, bello, intenso. Bacon super croccante. Non spinge tanto, devo dire, anche perché c'è tanto manzo, quindi viene un pochino assorbito anche da quello. Ma raga, che smash burger. È uno smash con due palle così. Finalmente non il solito smash burger. For The Win, let's go. Avevo il milkshake preso con la fragola, giusto per buttare giù, perché adesso si va da Easy Street, quello che per tutti sembra via Los Angeles è il miglior smash burger della città. Dopo aver assaggiato For The Win sarà veramente dura. Andiamo a vedere Easy Street.
esiste un locale che è diventato super popolare sui social grazie ai video di tantissimi youtuber, tiktoker, tra i quali cito How Kev Hits, che sicuramente mi ha influenzato. Raga, Smash Burger all'ennesima potenza, menù super semplice, ci sono solo due tipi di panini. Questo è il jalapeno monster, come vedete pieno di jalapeno, carne super smashata. Ho preso le filthy fries, che sono delle patatine ricoperte di formaggio, un hamburger sempre e la loro special sauce. Ora andiamo ad assaggiarlo e vediamo se davvero è il miglior smash burger di LA. Inizierei dalle patatine, che sono molto fighe. L'idea della carne sopra l'abbiamo già vista, ma mi intriga molto questo cheese perché è mega giallo, proprio giallissimo tipo. Ci sono anche le cipolle caramellate sulle patatine, un po' alla animal style, diciamo. E spaccano, raga, spaccano. Mamma mia, formaggiosità incredibile. Le cipolle sono buonissime, dolcissime. Game changer la salsa, raga. Ha un'acidità, un'acetosità pazzesca, che con tutta sta dolcezza di formaggio, cipolle, eccetera, cambia totalmente le carte in tavola. Pazzesca le patatine. Patatine in sé, nulla di che, ma ben fatta, ben cotta. Ora il gioco si fa duro. Che... wow, mio Dio. Allora, smashato benissimo, polle grigliate, jalapeno fresco, iper smashato, Tanto salato, tanto condito. Andiamo con il primo mosso, Martin Potato Roll, ovviamente. Let's go. Oh, wow. Sicuramente smash fatto bene. Devo dire che questa versione jalapeno, secondo me, lo penalizza un po' perché ce n'è davvero tanto, quasi troppo. Gialla tutti i sapori, raga. Non si sente nulla se non il piccante. Sparisce anche la dolcezza delle cipolle, che invece sulle patatine con solo la carne è pazzesca. Secondo me manca anche salsa. Avrei messo più salsa nel panino. Uno smash burger fatto bene, assolutamente. Buona la carne, buonissima la salsa. Formaggio mega buono, è cremosissimo, raga. È vero che è la jalapeno monster, ma così è davvero eccessivo, cioè non sento nient'altro che la piccantezza in questo momento. Avrei forse dovuto prendere la versione normale per godermela al meglio, perché gli stessi ingredienti sulle patatine in realtà sono devastanti. Faccio un assaggio togliendo un paio di pezzi di jalapeno, vediamo. Giuro raga, cioè saranno state 12 o 15 fette. Metto anche un po' di salsa. Sicuramente così molto meglio, si sente molto di più la dolcezza del formaggio, le cipolle. Ho sempre l'impressione che a livello, cioè, mangiato normale, gli serva quella spinta in più di salsa. Ne manca un po'. Sapete benissimo la mia idea, se qui ci avessero messo un bel brioche bun, il panino saliva da qui a qui. Per il resto, davvero figo, del locale molto bello, si vede che è un'attività familiare. Ci sono le stesse sedie che ci sono a da Meat Crew, tra l'altro, quindi questa cosa un po' mi ha fatto sorridere. Gran bel panino, secondo me è troppo piccante la versione jalapeno monster, ma ci sta per chi vuole l'estremo qua, insomma i sapori sono sempre molto forti, ci sta. Sulle patatine ho apprezzato davvero davvero il tutto. Nota di merito per la salsa. Los Angeles Smash Burger. Oggi ho fatto un bel giro e concludo con questa vista pazzesca della City of Angels. Tre mondi completamente diversi, partendo da Burger Chief Road con il suo Oklahoma, con il suo pane hawaiano, finalmente uno smash senza il Martin Potato Roll. Mi è piaciuto tantissimo, greasy, bello unto, brutto, ma tanta sostanza, cetriolini devastanti. For the win, un hamburger studiato, pensato, si vede che dietro c'è un grande lavoro di ricerca, risultato strepitoso. Anche qui una variazione su un tema classico che mi ha sorpreso finalmente, uno smash con due palle veramente esagerate, bello bello bello. E per ultimo, quello che doveva essere, forse che avrebbe dovuto stupirmi di più, quello più fedele a questa ondata di smash burger, non so, per me è stato quello che mi aspettavo, cioè me lo aspettavo esattamente così, così è stato, non ho avuto l'effetto wow. Sì, sicuramente uno smash fatto bene, ma non il più buono di Los Angeles. Gli altri due che abbiamo visto, secondo me, con la loro personalità, sono più in alto per me nella scala. È una mia preferenza, tutti e tre sono tre ottimi smash burger, per cui se venite a Los Angeles, questi sono tre smash che non potete assolutamente mancare. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, seguirmi su Instagram, sono MochoHF. Arriverà un altro video con altri hamburger qui da LA, from the East Coast to the West Coast. Yeah. Mocho, Mocho, gotta go.